Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Se non fosse per quei due titoli italiani, quelle foto dei tricolori under 23 femminili conquistati dai marchigiani, di bocce in questa rubrica non ci sarebbe proprio nulla. Dal Memorial Portoso di calcio seconda parte, al gesto di Franco Cerri a Civitanova, alle moto d'epoca di Cataldo Parabicoli. E beh, che faccio? Cambio nome alla rubrica? Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. E così, dopo il tricolore nei campionati juniores della scorsa settimana, le bocce marchigiane fanno il bis, o meglio il tris, nei campionati femminili e under 23. A vincere il titolo nella categoria B femminile una grande Ines Sabatinelli della Bocciofila Porto Sant'Elpidio, comitato di Ascoli Piceno, la famosa mamma del famoso Neri Marco Re, mentre nell'under 23 il giovane e grande Michele Magnaterra, Bocciofila Castelfidardo, comitato di Ancona, è diventato campione italiano sbarazzandosi di tutti gli avversari, anche quelli più quotati di lui. Complimenti Ines, complimenti Michele. Del nono Memorial Federico Portoso abbiamo già mandato in onda un servizio nella rubrica della scorsa settimana con le interviste a Mauro Portoso e Ugo Ballerini, ma non lo avevamo completato per ragioni di spazio. Oggi lo chiudiamo ricordando ancora una volta con commozione questo Memorial per Federico Portoso, venuto a mancare per un tragico incidente all'età di 15 anni. Papà Mauro lo vuole ricordare con questo triangolare di calcio nel campo sportivo di Civitanova Marche, dove lui aveva sempre giocato. Riascoltiamo alcune parole di Mauro Portoso. Devo ringraziare il segretario qui della United, perché lui, factotum, che ha consentito all'ultimo minuto proprio lo svolgimento. Il segretario chi è? È Ugo, il dottor Ugo Ballerini, che è sempre lui. È sempre lui. Meno male che c'è, perché dipende tutto da come si è impegnato tantissimo, quindi lo devo solo ringraziare, come ringrazio di nuovo ancora una volta gli sponsor, perché mi hanno consentito di poter continuare questa manifestazione. Un pensiero, ricordare Federico, me lo puoi fare? Sì, lo posso fare, io Federico lo ricordo tutti i giorni, nelle mie preghiere c'è sempre un pensiero per lui. Purtroppo il Signore ha voluto così e così sia. Amen, diceva un grande poeta, volsi così colà dove si può e più non dimandare. E ora il ricordo di Federico Portoso da parte di Ugo Ballerini. Ovviamente l'obiettivo per noi è sempre di ricordare Federico, questo carissimo ragazzo che per noi, a noi ha dato tanto, e quindi è veramente un piacere ogni anno ricordarlo. Come vi abbiamo già detto nel precedente servizio, a Civitanova Marche si sono incontrate la squadra locale United Civitanova e quelle di Tolentino e Porto Recanati. Quest'ultima aveva vinto su Tolentino, United Civitanova ancora su Tolentino, e quindi decisivo quest'ultimo incontro tra Porto Recanati e United Civitanova. Ricordiamo che c'era stato anche lo spettacolo dei calci di rigore, questi sono tra Tolentino e United Civitanova, ma di cui non ci sarà bisogno dopo la fine dell'ultimo incontro vinto dalla squadra di Porto Recanati, che così ha doppiato il successo del triangolare 2012. Tutte le squadre sono pregate di venire sotto la tribuna per le premiazioni. Grazie. Voi avete vinto anche l'anno scorso? Con il 98 abbiamo vinto anche l'anno scorso. Siamo riusciti? No, siamo bravi.
insomma, ce la caviamo. Grandi Nana! Donna di moda! Donna di moda! Hai vinto donna di moda! Donna di moda! Vittorio! Applauso a Federico! Allora, la premiazione che è presente TVRS, Fittura, ha preparato i soliti tre quadri per i tre allenatori. Quindi cominciamo. E dopo l'incontro, come da consuetudine, per chiudere la bella giornata con Mauro Portoso, siamo andati da un amico, Enzo, titolare dell'omonimo ristorante, che ha conosciuto Federico e che sponsorizza la manifestazione a suo nome. Le cose vanno bene, anche se un leggero calo c'è, però sì. È normale, come tutte le cose. La qualità paga comunque. La qualità paga molto, noi usiamo il nostro prodotto fresco, anche nel periodo di fermo pesca sì. Abbiamo i nostri prodotti dell'Adriatico, ci serviamo di queste barchine, sì. Anche perché tanto il 60% anche durante l'anno il prodotto viene dall'estero, per cui noi usiamo solo pesce fresco di prima qualità. Sì. 40 anni di vita? 43. 43. Di vita e speriamo di arrivare a 100. Ricordiamo anche Federico Portoso. Federico Portoso è il nostro caro amico, è stato il figlio di Mauro, è cresciuto qui nel mio ristorante, io sono un grande sponsor del padre e soprattutto un grande ricordo del figlio che lo porterò sempre con me nel cuore e per questo noi saremo sempre disponibili con lui per tutte le cose che lui vorrà. Franco Cerri, il noto chitarrista che da tanti anni è un po' il simbolo del jazz italiano, da tanti anni è anche un amico della nostra regione che frequenta abitualmente nei mesi estivi. Ma Franco è anche un grande amico del mondo delle bocce o perlomeno di alcuni grandi personaggi di questo mondo. Noi lo abbiamo ricordato nella nostra rubrica quando venne a Senigallia, alla Rotonda a Mare, naturalmente a Portonovo, quando ancora c'era il premio Marche. E sabato sera non potevamo non essere presenti a Civitanova Marche, dove nel corso della serata Vita e Vita, insieme al suo grande collaboratore Alberto Turrisi all'organo Hammond, ha deliziato tanta gente con la sua straordinaria chitarra. Una grande fortuna. E abbiamo il maestro dei maestri, lui non vuole essere definito tale, ma io dico maestro dei maestri perché intanto è un maestro della chitarra e poi è un maestro di umanità, è un grande signore, permettetemi proprio anche questa mia considerazione di cuore, perché è difficile trovare un uomo di questa classe. E ce ne fossero. E Franco vi donerà non solo un grande concerto, ma appunto vi darà degli spunti di umanità grandi. Quindi accogliamo con un grande applauso Franco Cerri Duo. Naturalmente con lui. Con lui Alberto Turrisi, un duo che si sta insomma imponendo in tutta Italia ed oltre. Vi auguro un buon ascolto, a presto. Thank you.
facciamo vedere che facciamo qualcosa. Franco Cerri, per la sua straordinaria carriera, racchiude tutte le motivazioni per le quali noi vorremmo avvicinare tanta gente alla cultura. Sì. E dopo i riconoscimenti e gli omaggi ricevuti dai comuni di Civitanova Marche, ascoltiamo due parole da Franco Cerri. Tanta commozione, poi sono felice di essere diventato un marchigiano, onorario. Cittadino onorario di Numana, dove abito quando vengo qua, e la scelta di trovare una casetta da frequentare oramai ha un'età di 40 anni, da 40 anni io sono qua, adoro le Marche, le ho girate tutte, sono felice di essere, mi dispiace di ci verrei più spesso se non fosse una questione di una scuola a Milano. Per cui sono felice di essere qui, felice di aver fatto delle conoscenze stupende. Tanti amici anche nel mondo delle bocce. Ah sì, poi sì, le bocce poi era una cosa della quale ero molto appassionato. Poi dopo ho cominciato a suonare, le ho perse di vista. Però è stato un bel ricordo e frequento ancora ogni tanto gli amici delle bocce, così se ne parla. Io auguro a tutti, io spero di ritornare ancora tante volte. Sicuro, sicuro. Sì, perché veramente mi si sono sempre trovato bene. Grazie Franco. Complimenti a tutti voi, grazie ancora. Grazie a te Franco. Ciao, ciao, grazie, ciao. Qualche secondo di pubblicità, poi le moto d'epoca di Cataldo Parabicoli. Restate con noi. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni. Cataldo Parabicoli non è più giovanissimo, eppure il suo impegno nella sua officina, la sua passione per le cose d'epoca e per le cose belle della vita ce lo rappresentano molto più giovane degli anni che ha.
Siamo andati a trovarlo nella sua officina, sua e di suo figlio Roberto, a Ripe, e abbiamo trascorso dei simpatici momenti, anche quando lui, Cataldo, ha tirato fuori i ricordi di una guerra che tutti ci auguriamo non debba ripresentarsi ancora. E ancora lavori? No, io mi diverto su certe robette, che mi passa il tempo, controllo, vedo. Ci sono nati in mezzo a sta robaccia qua. Ma l'attività quando è che l'hai iniziata? Ma io ero ragazzino, andavo a lavorare qua a Passo Ripe, era più fabbro che meccanico. Niente, poco di meno, dopo la guerra non c'era neanche la corrente. Giravamo al tornio, lo giravamo a mano per fare dei particolari. Dopo abbiamo trovato un motore a scoppio con un amico, era un maestro del mestiere, un certo Agarbate Aurelio, e avevo trovato un motore e ci avevano applicato sulla trasmissione questo motore a scoppio che metteva avanti. Bisognava stare lì perché la bottega era tutta mezza diroccata, le bombe, questo è vero, Insomma, ti sei allenato? No, ho avuto sempre anche la passione da fare, capito? L'allenamento ha funzionato perché sei arrivato a quest'età, in buona salute, continui a lavorare? Sì, mi piace fare, non far niente non mi passa, insomma, io qualcosa voglio fare, anche del mio piacimento, insomma, a trovare il pezzo particolare, questo era di quello, questo era del matchless, questo era del triumph, queste moto. Ma tutte queste cose, diciamo, d'epoca, dove l'hai trovata? Ma io sono andato a smontare un particolare, un magnete su un carro armato, il Tigre. A Castel Coluno, nel potere di... C'era un tigre? C'era il tigre, abbattuto da... Abbattuto? Abbattuto dal... come si chiama? I cannoni, quello che era... Dai tedeschi, sì. No, il tigre era... Tigre cos'era? Tigre era tedesco? Tedesco, sì. Ma tu degli americani? Osteria. No, ci sbagliavo. No, loro ce l'avevano i mezzi, e buoni. Chi ce l'aveva buoni, scusi, i tedeschi o gli americani? Gli americani, dai. I tedeschi ce l'avevano i cannoni, gli americani ce l'avevano 50 o 100. I tedeschi, per tenere il fronte, alla sera... sparavano là a Passo Ripe dal mulino qua giù la fornace, 4, 5, massimo 8 cannonate, e quello era il fronte di loro. Però la mattina dopo, per un'ora intera, anche più, era come una mitragliatrice, le cannonate, su, verso Castel Coluna, Monterato, dalla parte di là. Questa non è una bugia, ci credo. È rimasto impresso, che poi dopo anche quando sono arrivati le truppe americane, polacchi, inglesi, neozelandesi qua per strada, ragazzi, carri armati, patoblinde, roba, ragazzi, piacevano, era un altro mondo. Questi, abituato ai tedeschi, insomma, e agli italiani. Hanno fatto la ritirata, io mi ricordo, si trovavano nella Birucina, qualcosa, questi tedeschi, che c'era nel zaino, c'era anche che il po' d'armi, che la Birucina, portavano invece sulle spalle, lo mettevano sopra la Birucina, hai capito? E questo non è la bugia, è vero. Dovevamo andare a Capolani, a regime. Abbiamo parlato di guerra, anche perché speriamo che non ce ne sia un'altra. No, per carità del mondo, no, ma come quello che si viveva da bestie, mica. Eravamo rifugiati sotto la fornace lì, sotto la fornace, proprio dentro la fornace, come mucchiati, che ti posso dire, come le bestie, in mezzo lì, polverone, pulce, bestiacce. Quello sì. Bella vita, quella di oggi. Cambia.
Ascolta, tu vedo, cominciamo qua con questa moto d'epoca, dove sei quasi appollaiato. Che è? Questo è un GTV del 1941, questo è un Aguzzi 500 G, Gran Turismo Veloce, del 1941. È funzionante, eh? Che fai, la metti in moto? Ma non è facile metterla in moto questa. No, no, può darsi che parte anche. Può darsi che parte anche. Può darsi che parte? Mamma mia, che rumore farà? Oh. Ci siamo quasi. E sarà 7-8 mesi che ferma. Beh, se parte è un miracolo, via. Ce la facciamo, Vai. Cataldo ha continuato a lungo a provarci, ma non c'è riuscito. È arrivato anche il figlio Roberto, ma nemmeno lui ce l'ha fatta a farci sentire il rombo del motore di questa Guzzi d'epoca. Gli abbiamo rinunciato, ma alla fine, credetemi, ci sarà una sorpresa. Questa dove l'hai trovata? Questa, io ho fatto un cambio con un signore, non so se era di Ostra, là, Belvedere, è roba da una trentina d'anni fa, con un sì. Con un sì? Un sì, buonissimo, era quasi nuovo. È stato bene, lui non lo adoprava, io riguardo, ne adopro, però mi piaceva. Fatto. Andiamo a vedere poi cos'altro, dai. Che c'avevo il motorino. Qualche altra cosa caratteristica? Lungo. Ne vedo là uno in riparazione, quello è antico? Moto. Sì. Questa era già era la seconda serie. La seconda serie? Motom? Sì, Motom 48 quattro tempi. Questo era già molleggiato, il posteriore era molleggiato. Anni? Questi anni preciso, che ti posso dire? 51, 52. Ma lo stai rimettendo a posto? Ma già, ho fatto parecchie robette, però... E questi sono i motori a scoppio, i motori a rullo. I pezzi del Gilera, anni uguali, anni 50, 60. Magnete della moto BSA, questo era il magnete del Matchless, questo era il magnete di una moto italiana che la montava la Gilera, la montava la Guzzi, la montava altre marche ancora, questi magneti qua, vedi, che pezzi lì. Che poi dopo hanno modificato i sistemi, le accensioni elettroniche, che è tutta un'altra particolare, insomma, un'altra roba. Tutte altre cose, sì. Oggi, eh? Sì. I dinamo più belli che fecero in Europa, sì, li fecero a Senigallia. Davvero? Sì. A Senigallia? A Senigallia, Officine Conti, Senigallia. Sono questi? Ce n'ho due o tre, ce n'ho due, vedevo, no, li ho presi. Allora, Officine Conti Senigallia, uno, guarda quanto è bello, guarda che forma, le vetrine sul coperchio, bello, bello il sistema d'attacco, guarda che roba. Fatti a Senigallia? A Senigallia, Officine Conti Senigallia, non è che sono specialista, ma... Me ne è passati sotto mare parecchi, sì, tanti. Parapiccoli di ripe. C'hai anche un grammofono antico? Non so, a 100 anni. 100 anni? Ah, sicuramente. Davvero? Sì,
Ah, non solo moto, non solo bici, anche grammofono. Ma funzionante? Funzionante. Sì, io. Oh, porca. Sentiamo qualcosa? Ah, la musica. Sentiamo un po'. Non è elettronica. No, è... Non c'è riscarica elettrica? No, eh? No, no, no. Lì bisognava girare sempre la manovella? Sì, la manovella. È una mula, è una mula. Comunque era un allenamento. C'era l'addetto a girare, c'era chi ballava. E chi ballava. Sì, 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 sì. Anche questa del tempo? 100 anni. Ah, 100 anni, sì. E dopo questa musica Cataldo vuol di nuovo provare a farsi sentire la musica del motore della Moto Guzzi. Ce la farà? Eccola! Partita, vai! Dai gas! Eccola, vai, eccola, ce l'abbiamo fatta, è andata. Grande Cataldo, sappiamo che hai altre cose da farci vedere e allora arrivederci alle prossime rubriche. Olimpica, la scarpa confortevole per i campioni.